Amici di Storie Parallele, benvenuti in questa nuova puntata di Radio Clio. Io sono Martina e oggi parleremo di storia della gastronomia antica, insieme ad un ospite davvero poliedrico. Vi do qualche indizio, vediamo se indovinate di chi sto parlando. Allora, è un gastrosofo, è professore universitario e insegna scienze dell'alimentazione e della gastronomia. È anche fondatore dei taccuini gastrosofici. Avete indovinato? Esatto, è il professor Alex Revelli Sorini. Il professore sarà nostro ospite per qualche puntata e con lui viaggeremo nel tempo, nella storia della gastronomia antica. Ogni suo intervento sarà dedicato a porre il focus su un certo aspetto della cucina e della storia della gastronomia. Partiamo oggi con un excursus sulle origini, appunto, della cucina dai tempi più antichi. Quando è nata la cucina? Vogliamo subito domandarcelo. E vi dico che però la storia della gastronomia ci indica che le date certe, cioè giorno, mese, anno, non si possono fornire, in moltissimi casi. È presumibile, si può arrivare a dedurre dagli scritti, dalle tombe, dai resti delle tombe, da ciò che può essere rappresentato da qualche iconografia, però la certezza assoluta non c'è mai. E allora potremmo dire che probabilmente le prime ricette vengono dalla Mesopotamia, e questo è certo, secondo millennio avanti Cristo, ma è dovuto solo al fatto che usavano la scrittura, quindi le prime ricette scritte. Tuttavia ci sono tracce delle preparazioni di cucina in tombe egizie del quarto millennio avanti Cristo. Allora la cucina e la preparazione di cibi è nata nel quarto millennio avanti Cristo? No. Direi che devo aggiungere un altro fattore che rende ancora più nebulosa la nascita ufficiale della cucina. 500.000 anni fa l'uomo, in quanto padrone del fuoco, cucina il cibo. È innegabile. Addomestica il fuoco, riesce a capire come riuscire a mantenerlo vivo o anche a farlo partire, e da quel momento si passa dal crudo al cotto? Forse. Ma di sicuro non si passa dal crudo al cotto per ragioni di gusto. No, certo, non era quel tempo, il gusto arriverà molto dopo, alla metà del 600, del 1600, quindi figuratevi. Ma l'uomo lo fa per un motivo di necessità. L'uomo scopre che certi alimenti, se sbollentati, affumicati o essiccati, sono più digeribili. E addirittura certi alimenti che lo farebbero star male se non vengono passati sul fuoco diventano commestibili. L'uomo, siccome è intelligente, che fa? Comprende tutto ciò e quindi si mette a cucinare. E allora arrostisce eventualmente con uno spiedo sopra al fuoco una carne, ma poi passa oltre. A seconda dei popoli, le operazioni culinarie possono essere più o meno complesse, ma l'atto culturale in assoluto più alto arriva subito quando prendi un contenitore, noi la chiamiamo pentola, ci metti dell'acqua e non cuoci più in maniera diretta, ma indiretta, cioè non più con l'arrostitura, ma ci metti dentro dell'acqua il cibo da cuocere, in modo indiretto. Atto culturale pazzesco! Questo è un atto culturale straordinario. Ebbene, l'uomo, dal momento in cui fa questo atto, prima di tutto riesce anche a portare avanti la sua evoluzione, perché il cibo è, lo ricordiamo, più digeribile. E di conseguenza, secondo le teorie evolutive, alcune delle teorie, l'uomo, avendo il cibo cotto, mastica di meno, la mascella si restringe e, andando più sangue al cervello, perché non c'è bisogno di digerire e avere tanto sangue nella parte del nostro intestino per digerire, irrora meglio il cervello e il cervello si allarga. Quindi l'evoluzione dell'uomo, alla base c'è anche la cucina, certo. Ma la cucina non solo vista sotto l'aspetto della nutrizione, ora ci arriverò, ve la aggiungerò più avanti. È divertente dire che la cucina però da subito ha anche un'altra caratteristica. Nelle prime tracce già collegate potremmo dire che l'uomo, quando inizia a fare l'atto di cucina, l'atto culturale, già dà però un valore simbolico al cibo. Non è uguale mangiare, oggi diremmo, le proteine di un serpentello dalle proteine di un animale a quattro zampe di grandi misure. Non è uguale. L'animale a quattro zampe di grandi misure, ad esempio un cervo, dipende dalle aree, no? Un bovino importante o un altro animale, ha un valore più alto dell'animale più piccolo che è cacciato, perché è più difficile da cacciare, quindi un maggiore valore simbolico. Il simbolo è al centro da subito delle scelte alimentari. Buono da pensare, buono da mangiare.
che già ci indica questa strada, dando a tutti noi contemporanei una bella visione di concretezza di ciò che il cibo era nel passato, anche nelle prime civiltà per l'uomo. Era comunque buono da pensare, buono da mangiare. Non tutti i cibi erano uguali. C'era una distinzione. Non era allora solo nutrizione, c'era anche la simbologia. Non a caso, i cibi religiosi, i cibi per gli dèi, i cibi fatti per certe occasioni speciali. Tutte le culture, come avviene anche oggi, dall'Amazzonia ai paesi del Polo Nord, non c'è differenza. C'è sempre il cibo che ha un valore simbolico diverso rispetto a un altro. Ci sono elementi non solo nutrizionali, ma legati al simbolo. Diciamo che sono preferenze culturali, quindi dietro la cucina c'è un atto culturale, non c'è un atto solo di sopravvivenza. Può esserlo stato ai primordi, all'inizio, ma poi con le prime civiltà la cucina acquisisce subito il suo valore culturale, il suo valore sociale, la simbologia. E infatti l'esempio più interessante è quello legato in certe culture alla caccia del cervo, che era sempre destinata all'elite. Ci sono dei testi molto precisi. Quindi da mero bisogno naturale l'alimentazione diventa elemento di organizzazione ed identità sociale. Io non mi posso distinguere da te, come magari facciamo oggi, che so, telefonino, la casa, la macchina, qualunque, un abito importantissimo griffato. A quel tempo il cibo era la base. Poteva esserci anche altri orpelli, l'abito, il gioiellino, ma il cibo consumato era la base di tutto, dell'organizzazione sociale, la scala. Quelli che mangiavano meglio erano quelli delle classi più alte. Quelli che mangiavano peggio erano quelli che ricevevano un cibo che oggettivamente rappresentava e aveva meno valore. E quindi è straordinario pensare che il cibo non è mai stato solo proteine, carboidrati, vitamine e poi la nutrizione. Per me la nutrizione è importantissima, figuratevi come gastrosofo, ma al centro c'è sempre stato il simbolo, la cultura. Poi c'è da dire che comunque le grandi figure, mi diverte anche ricordare che i primi cuochi nascono nelle grandi civiltà mesopotamiche, cioè le ricette pervenute dimostrano molte elaborazioni erano fatte da personale specializzato. Quindi pensate, i signori già pensano nelle civiltà mesopotamiche di avere lo chef personale. È davvero straordinario. Come anche il ruolo, quindi, di chi fa il cibo deve essere e diventa un ruolo molto chiaro e molto preciso. Diciamo che comunque l'uomo ha sempre dato al concetto di simbolo, di nutrizione, un altro valore fondante, che è rimasto uguale in tutte le società, anche oggi è fondamentale, anche oggi è fondamentale. Qual è? Pensateci. Qual è? Provate un po'. La convivialità. La convivialità sin dalle prime civiltà, ma io aggiungo anche dai primi uomini che erano intorno al fuoco, che avevano appena cacciato un animale e che si dividevano, pur non avendo la stessa lingua, ma si dividevano il cibo con lo spiedo mentre lo arrostivano, perché l'uomo è un animale sociale. Ebbene, già allora c'era la convivialità, e secondo molti, fra i quali anch'io nel mio piccolissimo, riteniamo che la convivialità sia al centro anche dello sviluppo intellettuale, della parola e del concetto del sapere dell'uomo. Quindi, oltre che il fuoco, che mi permette di digerire meglio il cibo e quindi di mangiarlo e avere una digestione meno lunga e quindi più semplice, anche la convivialità al centro, perché la convivialità fa scambiare il linguaggio. Insieme consumiamo del cibo, parliamo, e quindi il parlare fa crescere i pensieri, fa crescere le idee. La convivialità al centro di tutto, perché la convivialità era, oltre che per motivi concreti, era l'occasione di scambio di commerci, convivialità, classi sociali che si incontravano, celebrazioni di matrimoni. Ma scusate, nella comunità contadina anche del Novecento la convivialità è sempre stata al centro per stabilire la composizione delle nuove famiglie. Quindi la convivialità è dimostrata nei banchetti e nei testi del terzo e secondo millennio avanti Cristo, confermano banchetti rituali dalla Mesopotamia alla Siria. La convivialità era tutto, addirittura anche prima, terzo millennio tra i Sumeri, è una funzione sociale. Quindi il cibo unisce tanti valori, sino dalle prime società.
Fonti descrivono banchetti soprattutto dei principi, perché dei poveri, ahimè, non c'è rimasto scritto, ma questo avviene fino all'epoca contemporanea, soprattutto si hanno informazioni sul cibo delle classi alte, sul cibo delle classi meno agiate non si hanno grandi informazioni, però il banchetto, il concetto della convivialità era già presentissimo. E comunque, oltre che quello con i principi, c'erano anche i banchetti degli dei. Quindi la convivialità anche come strumento per raggiungere il supremo. Cioè si è usato sin da subito il cibo come elemento che univa l'uomo con il supremo. E tutto questo chi lo faceva? Degli intermediari, i sacerdoti, che sono sempre stati in qualunque epoca storica, ma anche sono in qualunque società, lo ripeto, dal nord al sud del mondo, fondamentali portatori, mediatori con il supremo, e anche il cibo a loro destinato e destinato agli dèi è fondamentale, al centro. Se vogliamo leggere qualunque società a livello antropologico, possiamo leggere il cibo che è destinato anche ai loro dèi, che è fondamentale, che viene consumato dai sacerdoti, e i quali ci sono pranzi che venivano serviti nei templi, dimostrato nelle società classiche, come vi dicevo prima, babilonesi di quell'epoca, quattro appuntamenti con gli dèi ogni giorno, quando invece, è bellissimo, quindi i sacerdoti hanno sempre mangiato parecchio, quando invece i pranzi degli uomini erano meno numerosi ed erano ricollegabili alla cultura di oggi. Prima colazione mattutina e abbondante cena. Oh, non è quello che avviene oggi anche in qualunque metropoli importante o nelle grandi città, che non si ha tempo di tornare a pranzo a casa. La convivialità è al centro di tutto. Però pranzo al mattino, prima colazione al mattino, bella pesante, importante, almeno così si dice anche con la nutrizione, e poi la cena, che diventa elemento conviviale. A pranzo, anche nelle società di oggi, si mangia velocemente, spesso qualche avanzo o robe più, può essere anche un panino. Nei banchetti, al centro, giusto per darvi questa cosa divertente, poi parleremo in altre occasioni dei dettagli, c'era la carne, valore sempre stato alto, simbolico, la carne per l'uomo sempre di grande importanza, c'era la presenza di bevande fermentate, a seconda delle latitudini la birra, orzo, datteri, più aria tropicali, eccetera, o vino, aria mediterranea. E poi l'importanza del sale, al centro di tutto per il suo valore della conservazione e per il suo valore alimentare. Il sale che serviva anche per riuscire a stringere amicizie, quindi al centro di tutto. E a tutta questa visione si può rimarcare che c'era anche il consumo degli elementi tutt'oggi, come si fa? Uova, frutta, pesci, dolci al miele e poi pani, spesso con il cereale disponibile in quel territorio. Dove c'era l'orzo, dove c'era il grano. Quindi pensate al valore del cibo che si ricolloca perfettamente nelle prime civiltà. Ma lo dobbiamo, se vogliamo essere chiari e precisi, ricollocare sempre anche a livello territoriale. Quindi la storia va letta sotto gli aspetti sia storico-culturali ma anche territoriali. Perché di sicuro dove ci sono i prodotti più disponibili è lì che vanno ad acquisire un valore più alto. Il pane per noi dell'area mediterranea è un pane di un certo tipo. In altre aree dove hanno meno possibilità di farlo lievitare usano il pane azimo. Qual è il migliore dei due? Nessuno dei due, perché ciascuno ha il suo grande valore. Non c'è il miglior cibo o il miglior prodotto, ma ci sono le diverse culture e le diverse tipologie di cucina. Quindi grazie di aver raccontato questo, di avermi permesso, scusatemi, di raccontare questo, perché è davvero emozionante il viaggio della cucina sino dalle prime società e dalle prime culture. Ringraziamo il professor Revelli Sorini per il suo intervento, per le parole che ha speso per noi, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Radio Clio.